In questa video lezione dobbiamo generalizzare un concetto trattato nella lezione precedente. Nella lezione precedente abbiamo parlato del lavoro della forza elastica e anzi abbiamo trattato il lavoro della forza elastica proprio come primo esempio di lavoro, di calcolo del lavoro di una forza variabile. In questa lezione generalizzeremo questo concetto, ma questa è una lezione importantissima. Interessante secondo me non solo perché generalizzeremo il concetto di lavoro di una forza variabile, ma perché questo ci fornirà il destro, proprio questo argomento, ci fornirà il destro per fare una piccolissima e gustosissima secondo me anticipazione del concetto di integrale. Ovviamente noi siamo a livello di terzo liceo scientifico. Anticipiamo soltanto intuitivamente il concetto di integrale. Questo non vuol dire che io sia un pazzo montato che voglia fare gli integrali in terza quando invece si studiano in quinta. Assolutamente niente di tutto questo. Semplicemente, siccome questo concetto di lavoro di una forza variabile si presta a un'anticipazione, ma soltanto intuitiva, del concetto di integrale, allora noi lo facciamo. Ma anticiperemo soltanto il concetto di integrale, mica io mi metterò a calcolare degli integrali in terzo liceo scientifico. Assolutamente questo non lo farei, solo un pazzo, solo un cretino lo farebbe. Gli integrali, il calcolo differenziale integrale è programma di quinto liceo scientifico e sicuramente noi in terza non lo vogliamo anticipare, non siamo dei pazzi. E dobbiamo invece anticipare il concetto di integrale, ma proprio dal punto di vista fisico. E anche per dimostrare una cosa alla quale io tengo moltissimo, secondo cui la matematica più importante, la matematica che serve, in effetti nasce dalla fisica, a mio modesto e sempre sommesso avviso. Allora, chiaramente noi lo vedremo alla fine, l'anticipazione del concetto di integrale, e anzi in una successiva video lezione, credo nella prossima, vedremo proprio dei calcoli sfiziosi, divertenti di integrali definiti. Calcoli di integrali definiti che ti farò vedere si possono fare benissimo in terzo liceo scientifico. Allora, vediamo quindi di generalizzare il lavoro della forza elastica, cioè generalizziamo quanto abbiamo visto per il lavoro della forza elastica al calcolo del lavoro di una forza variabile. Variabile con x secondo la coordinata spaziale x. Consideriamo cioè una forza variabile, ma una forza variabile soltanto lungo x, cioè trattiamo dei problemi rigorosamente unidimensionali. Allora, per calcolare il lavoro di una forza variabile con x, ammettiamo che questa variabilità con x, in un sistema di assi cartesiani, cosa sia? Per esempio, il grafico della forza variabile con x, ad esempio, può essere questo. E dunque, consideriamo una forza, ad esempio, così. Se qui abbiamo f di x e qui abbiamo x, vedi, questa però non è la f di x funzione generica della matematica. Qui f non sta per funzione, sta per forza. Allora vedi, la forza varia con x e varia in una maniera del tutto casuale, per esempio in questo modo. E se varia in questo modo, e quindi è variabile appunto con x, che cosa significa? Io devo calcolare il lavoro. Quindi non posso generalizzare la definizione di f di x per delta x, ammettiamo di considerare uno spostamento delta x, e allora il lavoro sarà f per delta x, perché ammettiamo che forza e spostamento abbiamo un problema unidimensionale, quindi ammettiamo che lo spostamento e la forza siano nella stessa direzione, siano paralleli, e allora il lavoro verrebbe, bypassando il concetto di prodotto scalare, il lavoro verrebbe semplicemente f di x per delta x, f per delta x, ma se f fosse costante. Dal momento che f non è costante e appunto è varia in maniera completamente così generica come quella che ho disegnato in figura,
per adattare la definizione di lavoro come f per delta x a questo caso in cui invece f di x varia punto per punto, che cosa facciamo? Suddividiamo l'intervallo di variazione di x in tanti piccoli intervallini. Per esempio, facciamo variare x, consideriamo un intervallino molto piccolo che è questo. Questo lo chiamiamo delta xi, perché è lo iesimo intervallino che consideriamo, e allora lo chiamiamo delta xi. Ovviamente dobbiamo, vedi, suddividere tutto questo intervallo qui in tanti piccoli intervalli delta x. Per esempio, questo lo chiameremo delta x1, questo lo chiameremo delta x2, l'ultimo lo chiameremo delta xn. Delta x1, delta x2 e questo delta xn. Chiaro? Perché suddividiamo tutta la variazione di x, tutta la variabilità di x in questi piccoli intervalli? Appunto, come abbiamo visto prima, perché nell'ambito di questi intervalli, di questi piccoli spostamenti, la forza possa essere considerata costante. Vedi, la forza qui varia da 0 al suo valore, non so, f, chiamiamolo f così, un f del tutto generico. Ovviamente, se invece io mi limito a piccole variazioni di x, a piccoli spostamenti, che cosa succede? Che la forza può essere considerata costante. Vedi, in questo caso, nell'intervallo iesimo, per esempio, la forza varia soltanto da qui a qui. Vedi, è una piccolissima variazione. Quindi, nell'ambito di questo piccolo spostamento, io posso dire che la forza abbia un valore costante e che chiamo magari Fi. Nello spostamento delta xi, il valore di questa forza, della forza, lo chiamerò Fi. Dice, tu mi dirai, ma in effetti questa forza di un pochino varia nello spostamento delta xi. Certo, ma appunto varia di poco, quindi posso approssimativamente considerarla costante. Se posso approssimativamente considerarla costante, il lavoro, chiamiamolo delta L, il lavoro totale, il lavoro fatto relativamente allo spostamento delta xi, lo chiamerò delta Li, e allora potrò dire delta Li circa uguale a Fi per delta xi. Perché circa uguale? Perché appunto, come notavi tu poco fa, il valore della forza non è proprio Fi, ma un po' variabile, varia di pochissimo. Ecco, se questa la forza fosse effettivamente costante, allora noi potremmo sostituire il simbolo di uguaglianza approssimata al simbolo di uguaglianza precisa. Ma per il momento facciamo un calcolo approssimativo. Delta Li è circa uguale a Fi delta xi. Chiaro? Ovviamente lo stesso discorso possiamo fare per tutti gli altri intervalli. Per l'intervallo delta x1, per l'intervallo delta x2 e poi per l'intervallo l'ultimo delta xn. Vedi qua la forza varia un po' di più, comunque varia di poco, e allora io potrò dire approssimativamente che il lavoro delta L1 nell'intervallo delta x1 è F1 delta x1. Il lavoro delta L2 relativamente all'intervallo delta x2 sarà F2 delta x2, dove F2 è il valor medio. Ecco, vedi, siccome qua la forza è rapidamente variabile, è chiaro che mi converrà fare degli intervalli molto più piccoli in modo che la forza varia effettivamente poco nell'ambito di questi intervalli, no? Quindi nel primo intervallo, ammettiamo che sia piccolo, è delta L1 circa uguale a F1 delta x1. Nel secondo intervallo avremo delta L2, F2 delta x2, sempre all'incirca. Nel terzo intervallo, eccetera, eccetera, delta Ln sarà circa uguale a Fn delta xn. Chiaro? Allora, ecco, vedi, se la forza varia molto rapidamente, è chiaro che ci converrà considerare questi intervalli, dovremmo considerare gli intervalli molto piccoli, non come questo. Vedi, qua io questo l'ho preso grande perché qui la forza, vedi che varia di poco.
Invece, perché non è detto che vari intervalli debbano essere tutti uguali fra loro, eh? Invece, quando la forza variava di più, come negli istanti iniziali, diciamo, praticamente all'inizio, ecco, più che negli istanti iniziali, all'inizio, è chiaro che mi converrà prendere degli intervalli molto più piccoli in modo che la forza vari effettivamente poco, non abbia il tempo di variare. E allora, per il lavoro totale, quando la forza varierà dal valore minimo 0 al valore massimo F che abbiamo visto qua, per il lavoro totale cosa potremo dire? Potremo dire sempre all'incirca che questo lavoro totale sarà uguale a delta L1 più delta L2 più e così via delta LN, cioè F1 delta X1 più F2 delta X2 più e così via FN delta XN. Sappiamo già che questa quantità si può scrivere col simbolo di sommatoria, sommatoria per i variabili da 1 a n di FI delta XI. Questo simbolo si legge sommatoria per i variabili da 1 a n di FI delta XI. Vedi, questo I uguale 1 si legge sommatoria per i variabili da 1 a n di FI delta XI. E questo però è un calcolo approssimativo. Io posso dire che il lavoro delta L, cambiamo foglio per maggior chiarezza, il lavoro delta L è all'incirca uguale a sommatoria per i variabili da 1 a n di FI delta XI. Ecco, ora problema fondamentale. Come possiamo togliere il simbolo di uguaglianza approssimata e sostituirlo con un simbolo di uguaglianza esatta? Allora, un minimo di ragionamento ti permetterà di comprendere che in quel grafico lì che abbiamo fatto prima, se io suddivido l'intervallo di variazione delta x, chiamiamolo quello totale, di x, lo suddivido in intervalli piccoli, 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 ma veramente piccoli, come per esempio vedi, se il delta xi fosse stato piccolo così, vedi, praticamente questa listarella sarebbe diventata un rettangolo, non un trapezio, ma un rettangolo. Perché se io prendo un grande delta XI, praticamente la listarella è un trapezio. Ma se il delta XI, delta I è grande così, ma se il delta X è grande così, vedi che la differenza fra trapezio e rettangolo risulta praticamente evanescente, molto tenue. Quindi vedi, perché effettivamente ciascun piccolo lavoro sia uguale a FI delta XI e quindi sia uguale a FI delta XI in modo da poter identificare un unico valore per la forza, mi conviene prendere queste listarelle piccole, piccole, piccole. Cioè, praticare degli spostamenti delle variazioni di x, delta xi, piccoli, piccoli, piccoli. Chiaro? Ma se io, anziché, non so, suddividere i vari delta x in tanti delta x1, delta x2, delta x3, vedi, grandi così, li suddivido in delta x1, delta x2, delta x3, grandi così come ho fatto adesso, cioè molto, molto, molto piccoli, che succede? O faccio, restringo e faccio tendere a zero l'ampiezza di ciascun intervallo, o il che è la stessa cosa, faccio tendere all'infinito, si dice, cioè aumento sempre di più, sempre di più, sempre di più, il numero di questi intervallini in cui suddivido l'intervallo delta x. Chiaro? Cioè, se il numero n di questi intervalli cresce a dismisura, cioè non suddivido l'intervallo delta x in 10, 100 o 1000 intervallini piccoli, ma lo suddivido in un milione di intervallini piccoli, un miliardo di intervallini piccoli, 10 miliardi di intervallini molto piccoli, ecco, si esprime ciò in matematica in modo molto intuitivo, semplice e bellissimo. Dico che n, il numero n di intervalli, debba tendere all'infinito. Chiaro?
Quindi, per avere l'uguaglianza precisa, io scriverò delta L uguale limite, lim, questa è la parola lim scritta in abbreviazione, lim, limite perenne tendente all'infinito, perenne non vuol dire sempiterno, vuol dire per e poi n, perenne tendente all'infinito, di sommatoria per i variabili da 1 a n, di fi delta xi. Ecco. Nel limite in cui, ma l'operazione di passaggio al limite al nostro livello di studenti di terza, attenzione, è solo intuitivamente introdotta, assolutamente, noi non calcoleremo mai nessun limite, mi spiego? Limite perenne, si legge limite perenne tendente all'infinito di sommatoria per i variabili da 1 a n di fi delta xi. Ecco, se faccio questo limite, ma l'operazione di passaggio al limite nel dettaglio lo capiremo soltanto vivendo come si fa, e vivendo fino alla quinta, nella speranza che non ci sia ancora il lockdown. Chiaro? Lì è operazione di passaggio al limite, l'operazione principe dell'analisi matematica, l'operazione di passaggio al limite, che noi per il momento soltanto accenniamo dal punto di vista intuitivo. Chiaro? Ecco. Questa limite perenne tendente all'infinito di sommatoria per i variabili da 1 a n di fi delta xi, cioè praticamente una sommatoria di infiniti termini, sommatoria di infiniti termini in matematica prende il nome di integrale definito. Quindi, e si pone una definizione splendida. Questo integrale definito lo scriviamo dietro, quindi il limite perenne tendente all'infinito di sommatoria per i variabili da 1 a n di fi delta xi si indica simbolicamente con questo segno qua, che è una S deformata, e si scrive molto sinteticamente integrale di f di x in de x, dobbiamo leggere così, questa D va letta alla francese, non si legge di x, ma de f di x in, qui linguisticamente ci va in, integrale di f di x in de x. Quindi l'integrale indefinito, definito che sia, in questo caso non è un problema, non è importante in questo contesto di studenti di terzo liceo scientifico, integrale di f di x in dx è praticamente una sommatoria di infiniti termini. Infatti il simbolo di integrale, che è il simbolo che poi verrà introdotto da Newton e Leibniz, in particolare da Newton, è semplicemente una somma. Questa, vedi, è l'iniziale della parola somma. E perché è semplicemente una S deformata. Io per fare questo integrale devo sommare appunto tutti questi rettangoli qua. Chiaro? Anzi, ti dirò di più. Siccome Leibniz e Newton erano arrivati al calcolo differenziale integrale indipendentemente l'uno dall'altro, Leibniz aveva proposto per questo f di x in dx il simbolo Omn. Perché? E dicevo Omn f di x. Perché Omn? Ma dall'iniziale della parola latina omnes. Perché l'opera in cui Leibniz ha introdotto l'integrale iniziava con la parola latina omnes. Vedi, omnes rectanguli, in quibus divisi sunt eccetera eccetera, tutti i rettangoli in cui noi suddividiamo questa area da calcolare. Ecco, aveva quindi, diciamo, proposto questo simbolo. Ovviamente è un simbolo molto poco pratico, ha preso piede invece il simbolo proposto da Newton, che è una S deformata, ma praticamente con lo stesso significato. Va bene? In generale, quindi, noi possiamo dire che l'integrale di f di x in dx praticamente rappresenti geometricamente l'area sottesa da questo grafico. Quindi, se noi abbiamo un grafico qualunque, una forza o anche una funzione del tutto generica che va dal valore A al valore B di x, vedi, x varia da A a B, l'area sottesa da questa curva, perché è ovvio che se io sommo tutte queste listarelle ottengo l'area sottesa.
Vedi, per definizione, in analisi matematica, è l'integrale definito da AB. Se io qua ci metto A e B, ottengo l'integrale definito. Se non metto niente, parlerò di integrale indefinito. L'integrale da AB di f di x in dx. Ecco dunque che scopriamo intuitivamente e per via esclusivamente fisica il concetto importantissimo di integrale definito. L'integrale definito è un'operazione che in matematica si usa per il calcolo delle aree a contorno non poligonale, perché vedi quest'area qui che ti ho ombreggiato prima, vedi che è un'area a contorno non poligonale, poligonale qui, poligonale qui, poligonale qui, ma non poligonale qui. Quindi è il primo esempio che abbiamo, si fa per dire, perché i greci su questo avevano detto qualcosa, il metodo di esaustione di Eudossos di Cnido la dice lunga da questo punto di vista. Ti consiglio di dare un'occhiata alla mia alla playlist di storia della matematica. Comunque, vedi, l'integrale definito geometricamente rappresenta un'area. Noi lo associamo fisicamente solo ed esclusivamente al calcolo del lavoro, quindi l'integrale di f di x in dx in effetti è il lavoro svolto, però è un'area a contorno in modo più vasto. L'integrale definito è un'area a contorno non poligonale e rappresenta il tentativo, peraltro riuscitissimo, di calcolare appunto delle aree a contorno non poligonale. Nella prossima lezione, molto divertente, ti farò vedere come invece noi risolveremo degli integrali definiti semplicissimi, perché quando l'area sottesa da un grafico è a contorno poligonale, cioè è un triangolo, un rettangolo, un quadrato o anche un trapezio, l'integrale indefinito si può fare prima di subito, perché basta utilizzare la geometria elementare. Ma questo lo scopriremo solo vivendo. Per ora, grazie dell'attenzione.